applauso un po'. Edizione straordinaria, un marito, un fratello e mio marito, è tornato troppo vintano e si è venuto a mettere il cavo in coppia di spalle nostre, è tornato più forte di farmi venire, capito? Non so di tutto qua. Va bene, una lucca, come si dice, i panni sporchi, se vanno in famiglia. Armando, mi sono lavannare, i panni sporchi non lavati da sé. Perché sai ci stava ancora qualcuno che non sapeva, io mi faccio dirti da viso, sa, concetta tramontana di professione la vanna. Coniugato al sottoscritto Ciccino Speranza, ma strascia dilettante e morte, fammi la professione. Ma che sta succedendo? Niente, niente, è una sfida fra me e mamma, ci stiamo scagnando i titoli in nobiltà. Sì, ma non decidi che si può. Siamo una cucce, qui siete gente stimata, voluto bene. Io stiamo sempre a vostra disposizione. Siamo qualcosa per voi. Aspetta, vedete, no? Oh. No! Ah, l'ho voluto fare di fani! E va bene, una cucce, come si dice, allo stanno loro, guardano l'occhio dei signori, E non lo avete! Perché se il signore mi guarda, se arriva da qui sul mondo, mi manda a stare qua per una, l'angelo, l'usante, non mi ha! Permesso! E ma chi mi manda? Le chiamate! Oggi ci facciamo ma settando poco, sto venendo nei corsi. E finito con la sede. Che ha fatto il frate tuo, stava cacciato? Ecco, ma è un momento come stiamo tutti quanti in stiamo festeggiando. Auguri, auguri, cosa, perché là, do cavaliere. Ma posso parlare non a tutti quanti? Parlate, parlate, tanto a me. Che là come vi dicevo, tu cavali la cosa si era complicata, i forzi per due posti, ma spero che mi pigliate a fatica con voi. Sì, ma certamente, lo diciamo. Oggi non ve ne pentirete, io sono un cane fedele, io do l'anima, io do il sangue. E noi abbiamo bisogno di sangue. Cavaliere dei testimoni, E facetemi sputare la vado tanto pure a me, Io sono anni che sto sotto il torchio, sotto gli artigli. Vieni cavaliere, ti sto aspettando! Ma perché stiamo venendo qua? Come una berba feroce! Ma prima della santa! Voi non sapete che si è permesso di dire? Aitka! E perché chi è maledetta? Aitka, io non mi faccio male a voi perché mi mette paura. E che oltretutto, voi ci avete circuito il figlio per potrà in da casa! Ma così ha detto? Ah, così! Aitka ci ha bruciato la guaglia in cielo per sotto le busse, sperando che succeda una fattaccia e se ne era scusato. Ma non fai dentro, ma non capito? Pure a capito perché io non sono fatto ancora! Invece tra poco! Ecco, non dite pure i propri il fatto è risolto! Cicci, io non voglio sapere niente! Un cavaliere ad essere papà adesso! Brava, benissimo! Non c'è la sorta! Io mi faccio una cosa, io mi pago a due mariti e mi faccio dei soldi! E chi mi dai da? Ecco, non mi dà! Io spacca la casa, faccio presi, mi faccio! Ma io non capisco! Oggi sì, faccio da un prezzo! Partite un attimo, che passa a cambiare! Perché a caccia la malattia che erano amici! Pagato papà e mi faccio da 40.000 euro, basta! Sì, sì! Signore, 44! Chi lo fa per poco interesse, sono più di sé! Signore! Ma aspettate, ma io qua c'è qualche cosa che non quadra, ma che è da vostro fratello! E lo ha io, moglie e mia sorella, gli hanno pagato tutti Pasquale, quindi purissimo pare che presti i soldi con Dressa. Può essere che ci va a buono, a buono, a mamma, chiamo, mamma, chiamo, ma santissimi apostolo Pietro e Paolo, ma vostro fratello, ma oggi avete filmato? Sì, e datemi qua, oggi calmate, a caccia del malatese che erano l'amici. Ma come, a caccia di malattie per gli amici? E mi faci da tutte le mani? Ma zitto pure un anno qua! Ma che, ma vostro fratello non ha cacciato proprio niente? E come si fa? E per te vostro veramente, che sta perché? Ma benedetta donna, moglie, voglia madre!
voglia per te. Perché te ne si chiude e mi lasciate un po' passare a schifere? Perché te ne ma non si pare che già siamo abbastanza avvenuti. Avvenuti? Io vado a posto veramente, questo perché? Perché tengo un cuore pure, io mi dovevo imporre, era ricerca. Mi dovete pagare, mi dovete pagare, mi dovete pagare! Porto un mondo in giro! Juan Vittorio! Chiedete subito scusa! Ma non sto io! Come vi permettete di urlare in faccia a questa brava gente? Sono due ore, Juan Vittorio! Sono lavoratori onesti e non servono un padrone avido come mio padre. Vi farò licenziare! Non signore, da Vittorio, quello da Giannarino non c'entra niente! Signora, vi prego, non cercate di giustificare questo individuo. Conosco molto bene i suoi sistemi. Basta dire che lavora per mio padre. Ma guarda, Don Vittorio... State, vi ho sentito. Mi dovete pagare, mi dovete pagare. Ma quanto devi avere? Fammi capire, 10, 20, 30, te lo do io il denaro, miserabile. Che cosa? San Gerardo Martire, ma non Vittorio... Raccogliete il denaro. Ma guardate... Raccogliete il denaro. Raccogliete. Lasciami però. Ecco qua. Ecco là. Forza! Ecco. Restituisci il denaro al signorino. Ma signore. Noi questa gesta non la potremo accettare. Ma io non capisco. E dici qualcosa brutto, dilli che la votiamo. Non votiamo, non potiamo accettare. Andate a dire al vostro padre che se noi avremmo saputo chi eravate veramente, quello che è succeduto non avrebbe mai succeduto. È colpa vostra che vi siete presentato come pseudonimo, è vero Francesco? Ma certamente Conchita, perché noi appena sentettimo questa parola povero studente, subito pensammo e poi povero inserrammo noi, perché noi a questa parola povera siamo proprio affezionati. Noi siamo proprio attaccati. È come una cosa di famiglia, va. Donna Concetta, Don Cicillo, voi mi mortificate, ed è giusto. Ma io vi chiedo di accettare non per voi, ma per questi occhi belli che adesso piangono. Vi prego. Non voglio niente. Angelina. Non voglio niente, non te voglio orecchio. Ma che colpa ne ho io dell'enormità che dice mio padre? Angelina, io sono maggiorenne e se voglio rinuncio ai denari di papà e mi stabilisco qua. Ma mi è tocca a dirlo completo. Angelina, ti prego. Tu devi accettare. Raccogliete il danno. No! Raccogliete il denaro! Ma raccogliete! Vabbè, ho capito, lasciateli a terra, spazzateli, mandateli rinda a Munnese, che forse è il posto più giusto per il denaro di Conesto. Eccoci qua! Vedi, e casa dono i soldi per te. Guarda, è meglio l'America qua. E chi sono questi soldi? E nessuno, andai in ammunizia. Ah, e sono come un sole. Ci sai, non come in pazzia, che stanno parlando di cose serie, eh. Questa pazzia, io sto facendo su sé. Guarda, mi chi si tempo se te ne rinare per te, vedi. E poi a me mi serve. Ma tu parli di cose, riparlate, vieni, lo so. Tanto siamo in famiglia. Non è vero. Ci stanno strani e sono caini. E va bene, ho capito, me ne va. Ma ricordatevi, da qualsiasi cosa succede, sarà colpa vostra e di papà. No, Vittorio, capite, ma io cosa devo capire? Non mi pagate, non mi pagate, non andate a Urienza che non usciamo da cavaliere, se mi pagate siete dei cretini. Un settore modello, un settore che dice alla gente non mi pagate, non voglio il soldo. Quanta generosità, mio caro San Gennarino. Cavaliere, non è San Gennarino, quello è San Vittorio, beato per amore. Silenzio, adesso sono qui con mia moglie e non posso aprire.
non posso aprirvi tutto il mio cuore. Ritenetevi licenziati. Sarò io l'esattore di me stesso. Avete visto? Ero da Caretto. Ve ne venite in America con me. Ho 10 anni e mi metto a vendere i fucellini in America. In quanto a voi, donna Geltrude, eccolo là, nostro figlio. Con gli occhi bassi, la fronte per terra e che non osa guardarci. Non perché abbia qualcosa da rimproverare, anzi, forse per il contrario. Ci va bene, mi piace. Bravo. Vittorio, questo non te lo consento, questo tono. A questo punto una madre potrebbe anche piangere. Ma io non capisco. Viste trasse, non saluto. Smetterà a parlare. Ci sarà stato zitto che stiamo a casallo. Vabbè, ma voi parlate non so. E quello che le ho fatto è canno mamma. No, ma a me questa cosa non mi sta bene. Ci sarà a giubacino, non stuzzica ancora il tuo assoi, capito? No? Sì, il cavaliere. Noi siamo malatissimi che avete portato anche la signora cavaliere. Sta là, mi ha fatto la scuderia completa, mi ha fatto. Cavaliere, mio fratello, un salotto per nute, però una sera ci va a poter accomodare. Grazie, non credo che ci sia bisogno. Non ho molto tempo. Ok, ma voi alzate presto, cavaliere. L'avete detto, sarà una visita breve. No, sarà una visita inutile. Avremo poco da dire. Ma potresti avere anche molto da ascoltare. E tu sì. Vittorio, io non ti consento questo tono. Mamma, non vi siete resa conto che io non sono più un bambino. Ma nemmeno un pazzo. Infatti, non mi farò piegare da voi. Vittorio! Mamma! Oh mio Dio! Geltrude! Si è fatto male a passerino? Oh, si sente bene, povera scollacchiata! Aspetta pazienza, che sei americana, all'italiano non capisci! Ma cosa mi doveva capitare? Ah, Nicola, ti prego! Va bene, ma mi stai chiedendo troppo. Io ero una torre ferma, adesso vacillo. Ma che fascismo, ma che fai? Ma che mani a mani, Io non so in che mondo mi trovo. Io mi sento tremare, la terra sotto i piedi. Ma se ci può cavalieri, no? Non c'è bisogno. Io mi reggo. Io ero ufficiale d'artiglieria. Ero cucinino. Vittorio. Signor sì. Che fai? Mi metto sugli attenti, sì, un ufficiale. Vittorio, stai esagerando. Io sono tuo padre. Purtroppo. Come purtroppo? Ma dove vuoi arrivare? Ad uscire in qualche modo da sotto la vostra tirannia. Ad uscire? E come? Come? La seccia cavaliere. Non c'è bisogno. Io mi reggo. Papà, io mi faccio arrestare. Oddio, ci fa arrestare. Ma sento che c'era bisogno della seccia. Non mi becco, come ti fai arrestare? Come mi faccio arrestare? Spacca la cavacca! Ma io non c'entro, la vittoria c'entro! E voi c'entrate, don Gennarino, ma